Lidholm indisponibile, Proasca ancora una volta gioca la carta valigi. Ma sì, perché rientra Falcao e così il centrocampo è quello abituale che hanno fatto anche in Coppa Italia. Un campo difficile quello di Ascoli. Senz'altro, è sempre stato difficile, una bella squadra da affrontare. Mazzone, arriva alla prima in classifica, un trattamento particolare? Ma no, per carità, noi alla Roma non è che la tratteremo differentemente dalle altre squadre che sono venute qui. Siamo in un momento difficile, abbiamo bisogno di punti, sappiamo della forza di questa squadra. L'Ascoli però qui a casa ha fatto sempre molto bene, mi auguro che faccia altrettanto oggi. Abituata, si fa per dire, ad essere sempre rimontata in trasferta, stavolta la Roma ha scoperto l'affanno di dover riprendere un gol. Esaltando i timori di Lidholm, l'Ascoli in effetti è partito fortissimo. Al sesto già recrimina per questo contatto in area giallorossa fra Virkudov e Greco. Menicucci non vuole neppure sentire parlare di rigore e allora Greco sei minuti dopo si vendica. Si procura una punizione dal limite, dopo l'appoggio di Nicolini, spara in porta, Tancredi è battuto. Wilker potrebbe raddoppiare subito dopo, ma è precipitoso. La Roma si sveglia al 19°, testa di Cruzzo che impensierisce Brini. Un minuto più tardi arriva il pareggio. Gran tiro al volo di Ancelotti dal limite e si ricomincia. È ancora l'Ascoli a sfiorare il gol, al 37° con Novellino che però sciupa l'occasione. Al 45° replica la Roma con un'acrobazia di Iorio che finisce alta. Proasca, sta per finire il primo tempo, qui sembra di essere in trincea, non è certo una partita per signorine. Sì, chiaramente, perché il campo è pesante, l'Ascoli giocano con pressing, giocano con molta grinta, e allora così per adesso è molto difficile per la nostra squadra. Si avvera ben presto la profezia di Proasca, al quinto Mandorlini ha una buona opportunità e quindi è De Vecchi a provarci da lontano. A questo punto esce fuori la maturità della prima in classifica. La Roma capisce che è ora di addormentare la partita. Falcao in questo è un maestro, ben contrastato peraltro da De Vecchi. Per mezz'ora la palla è dunque implacabilmente ferma a centrocampo. Poi, proprio al 90°, un'ultima fermata ed ancora Ascolano. Nicolini tira convinto a due passi dalla porta, ma Tancredi si guadagna definitivamente la giornata. Una circostanza che accredita ancora di più negli Ascolani, la convinzione di aver perso qualcosa con il pareggio. Sentite Capitan De Vecchi. Sì, è stata una buona partita la nostra, purtroppo non siamo stati premiati dal risultato pieno. Certo che questa Roma è veramente forte e senz'altro conquisterà il titolo. Noi speriamo di continuare a questi livelli e dovremo raggiungere la salvezza, speriamo. Ancelotti, Cipro è un'isola, però dopo la splendida prestazione di oggi penso che dovrebbero metterti a disposizione un panfilo personale per raggiungerla. Wow, ho detto tante volte che per me non rappresenta un problema, oggi sono particolarmente felice perché ho sbloccato...